Era un operaio edile di 60 anni sposato con figli della provincia di Frosinone, l'ennesimo morto sul lavoro, il sesto solo tra gli edili nel Lazio dall'inizio dell'anno, secondo i dati di Filca-CISL, ma il 69esimo se si contano tutti i settori. È morto schiacciato sotto il peso di una trivella. L'incidente è avvenuto in via Cadore, in pieno centro a Roma. Era mattina presto, quando la ditta stava iniziando a lavorare, ingaggiata per sondare le fondamenta di un edificio dei primi del Novecento, sede della Banca Popolare di Novara. Dal camion accostato al marciapiede era in corso lo scarico di una trivella per l'esame geognostico delle fondamenta. Proprio mentre il macchinario era sospeso in aria, appeso al braccio meccanico che lo aveva sollevato, un sobbalzo lo ha scosso, probabilmente a causa del cedimento del manto stradale sotto gli stabilizzatori del camion da cui veniva scaricato. L'operaio era proprio lì sotto, con un collega stava regolando la posizione della trivella attraverso delle corde. È stato schiacciato contro il muro esterno dell'edificio, morendo sul colpo. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118. E oramai è una mattanza, è l'ennesimo morto sul lavoro in questa città. È un operaio che ha 60 anni, per cui la dice lunga allora rispetto anche alle persone che muoiono, che hanno quest'età. Ed è ora di dire basta. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. Sul posto i carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno raccolto le ricostruzioni dei colleghi, ancora sotto shock.